Però spingi quella, zio. Meglio, zio. Troppo buio. Sì. Vabbè, allora. Barra 6, impacciato tanto la prima volta che è scopato. È vero, raga. Ok. Questa è la cosa che non volevate farmi fare l'altra volta e mi avete fatto morire. Dai, andiamo! Breve. No! Perché dovrebbe dire no? Scusa, sta salendo. Che c'è di così strano? Cazzo! Oh mio Dio! No, mi sono mosso! Ma ha spaventato i dubbi! Porca troia! Sono fottuto? Torna qui! Ma che cazzo fa questo pazzo? Ma sta- è pazzo? Sta fuori come l'avvoltoio di Spider-Man. Che cazzo è? No! No! Ma questo è pazzo in culo, porco! Eccola là. Siamo fottuti, ragazzi. Mi nascondo, raga. Non mi troverà mai. Con una torcia in mano non mi troverà mai. Eccola là. Rip. Porca madonna. Porca puttana. Joss. Joss. Ma come è fatta sta animazione? Oh, molto bene. Bravi tutti, ricordate il mio nome. Anche dopo quello che avete passato. Bene, 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 bene. Come vi sentite? Eh? Vi è piaciuto sentirvi terrorizzati, umiliati e in preda al panico? Tutte emozioni provate dalle mie sorelle un anno fa. Solo che loro non hanno potuto riderci sopra, no! No, no, ma questo no, no, è pazzo, no, no, in culo. Loro sono morte! Non so se l'hai notato, Josh, ma nessuno di noi sta ridendo. In effetti. Oh, dai, 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 dai. Perché quelle facce lunghe? Andiamo. Non è bello provare qualche emozione forte? Ma anche e no. E avete provate di emozioni tutti voi nei vostri cuoricini. Spero che abbiate apprezzato il mio fantasioso spettacolo. Credo che tu non faccia ridere male. È stato un piacere svolgere il ruolo di burattinaio del vostro panico pavloviano. Greve. E tutto quel sangue, cioè sangue, una festa di sangue, maiali, di cadaveri, cioè tutta roba costosa e nessun bis. No. Ci ho azzeccato, regà. Oh, che faccia. Ci siete cascati tutti come polli, cazzo. Grazie, bello, Mr. Gatsby. Ma non chiederlo neanche a questo idiota. È pazzo. È fuori di testa. Ha smesso di prendere le sue medicine. Oh, andiamo, ragazzi. La vendetta è la medicina migliore. T'ammazzo. Mike sta male. Ma andiamo, mi ringrazierete tutti quanti quando diventerete delle star di internet. Scusa, cosa? Cosa? No, credetemi, tutta questa roba diventerà virale, signore e signori. Dai, abbiamo amori burrascosi. Abbiamo il sangue. Non basteranno tutti i computer della Cina per tenere conto delle visualizzazioni, ragazzi. Ma cosa stai dicendo, testa di cazzo? Jessica è morta. Cosa? Mi hai sentito? Jessica è morta. E tu la pagherai, stronzo! Bravo! Vabbè, ma questo è un coglione. Scusate, ragazzi, ma questo è un coglione. Andiamo. Sul serio, questa è follia pura. Sta zitto. Chris, fratello. Non sono tuo fratello. Dove andiamo? Dove mi state portando? Ti rinchiudiamo, fratello. Cosa? Così non farai altre cazzate prima che arrivi la polizia. Ma dai.
Non ho fatto niente! Ma sei serio, fratello? Sei un assassino, ecco cosa sei! Non sono stato io! Michael, ti prego, ascoltami, dai! Io non ho fatto del male a Jessica! Secondo me... Allora, ragazzi, qui la situazione è molto importante. Secondo me lui non è il vero cattivo. Lui è soltanto un coglione che ha utilizzato i trucchi cinematografici che ha ricevuto in eredità, ma non è il vero criminale, non è il vero killer, secondo me. Quindi non lo voglio uccidere. Ignora? Ignoro. Sai una cosa? Stai zitto! Chris, andiamo, capo. Siamo amici. Non spoilerare, zitto, ma chi ci ha mai giocato a sto gioco? Scemi! Ma cosa spoilero? Sono ipotesi. Anche il fatto che fossero stati tagliati i maiali al posto dei corpi umani. L'ho ipotizzata, con la testina così. Beh, ho visto 6.000... Fai pure lo strozzo. 6.000 thriller, 6.000 horror, qualcosa... Ho imparato. Dicevo in chat, scusami tesoro. Vedete solo quello che volete vedere. Siete... Chiudi la bocca! Ciechi. Siete ciechi. Siete da... Cazzo. Siete arg. Ah, non è colpa mia se non sapete stare agli scherzi. Vabbè, è tutto goliardia praticamente, un po' lato dubbi. Oh, ti ho fatto male? Per caso ti sei fatto la bua? Sei tenero con il joystick in mano, è vero. Mi dispiace così tanto! Basta! Oh, dai, ma non esageriamo, ragazzi. Michael, era solo goliardia. Non puoi nemmeno immaginare quanto mi dispiace che sia successo qualcosa a Jessica, ma giuro! Giuro che non ho la minima idea di cosa le sia successo. Vabbè, è diventato tipo psicopatico dopo la morte della sorella. Mazza, o aggressivo o arrabbiato. Vabbè, arrabbiato, cioè, quantomeno arrabbiato, sì, ragazzi. Josh, sì, serio. Credi veramente che possiamo fidarci di te anche per un secondo dopo tutta la merda che ci hai tirato addosso? Vabbè, merda, ha fatto due scherzetti. Ok, possiamo tornare amici. Aveva già problemi prima della morte? Vabbè, cazzo! Allora è uno psicopatico. Basta, ma non vorrei infierire. Cioè, è una malattia. No, non è così. Non è così. It's just a prank, bro. Siete solo un branco di bulletti. Ho fatto tagliare le dita a quello. Non potete lasciarmi qui in questo modo, ragazzi. Anche perché comunque non avrete mai le palle di fare niente. Greve. Però buono un attimo pure Tezzi. Cioè non istiga. No, difensivo, non esageriamo. Piantala, se c'è un codardo, quello sei tu. Almeno io ho fatto qualcosa. Vi ho fatto credere al mondo che ho creato. È vero, top regista. E vi ho mostrato aspetti di voi che avevate paura di vedere. Non ci hai mani. Beh, in effetti, sapete come si chiama questa cosa, ragazzi? Snuff movie. Sapete cosa sono gli snuff movie? Sono dei film con omicidi, dove gli omicidi sono reali. Molto grevi. Sul deep dark web teoricamente ci sono. Poi non so. Ci sono diversi film sugli snuff movie e probabilmente ci sono anche degli snuff movie, però non è che sia mai andato a cercare. Mi ero informato un pochetto. Tra l'altro anche in Videodrome di Cronenberg c'è questa cosa. Persone che fanno delle torture all'interno delle reti televisive trasmesse su Videodrome, che però sono torture reali, loro credono che siano programmi di intrattenimento. Beh, parafilie, diciamo, un po' estreme. Vabbè, io uscirei da sto campo perché non vorrei essere bannato. Hai fatto del male ai tuoi amici e hai fatto tutto di nascosto. Tu sei un codardo, Josh, ecco cosa sei. Che interessante sto gioco. Ok, adesso mi legate, ok. Stai fermo, amico. Giusto. Non puoi legarmi se mi agito troppo. Josh, amico. Ma fa sempre un psicopatico male. Lasciami un po' di spazio per dimenarmi. Che devo fare per zittirti? Ah, non così stretto, ok? Non così stretto. Donnie Brasco, figo. Con Johnny Depp e Al Pacino. Di che cosa cazzo sta parlando? Cazzo, com'è messo?
ha mai detto cazzate del genere. I primi tre ostaggi sono mai disfatti o rimborsati. Oh, Chris, odio dovertelo dire, ma puoi scordarti di infilarti nelle mutandine di Ashley dopo greve. Una stronzata come adesso ti sparo in testa. Ormai tanto vale che vada con Mike. Lui almeno sa come si tratta greve. Una signora. Fanculo. Sì, ragazzi, è l'attore di Mr. Robot. Non sparandole. Effetto farfalla. Gli spacco la testa. Oh. Non dargli ascolto. È inutile. Ehi, Mike. Cosa? Comunque, cosa, ragazzi, mi sa che è morto Kim Jong-un. Mike. Ci sta il giallo su lo Kim Jong-un, bene. Che non appare in pubblico da diversi giorni. No, io... non... io ho un problema, Mike. Io non ricordo di aver ucciso Jess. Gesù Cristo. Oddio. Non voglio dire, credo che mi ricorderei di averlo fatto, no? Siamo a sti livelli. Era così morbido. Non è sicuro, lo so, grazie Domenico. Ovviamente aveva un corpo da urlo. Tappa quella cazzo di bocca! Oh, oh. No! No! Perché? Credevi che l'avrei usata? Non lo so. Dai, su, Chris, mi conosci come le tue tasche. Sì, Chris, conosci molto bene anche me. Ah, bene. Beh, la prossima volta avvisami, ok? Oh, che carini! Non riescono neanche a giocare a poliziotto buono, poliziotto cattivo. È vero, siamo più bravi io e Dudubbi a fare poliziotto buono e cattivo. Tu torna alla baita. Vedi se stanno tutti bene. Di io stato. Starò qui con questo matto fino a domattina. Oh, mazza. Insieme. Si diverte. Ordiniamo una pizza. Sicuro di stare bene? Si chiederanno no, se questo no, non lo uccido, ragazzi, non uccido i malati. Hai ragione. Questo va curato, questo ragazzo, non va ucciso. A domani. È un po' un liccardo, però non è cattivo. Ecco, riassunto degli episodi precedenti, Joss. Mi è piaciuto sentirvi terrorizzati. Tutte emozioni provate dalle mie sorelle un anno fa. Solo che loro non hanno potuto riderci sopra. No, 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 no. Loro sono morte. Jessica è morta. Non l'ho visto, Mr. Robot. Cosa? Ragazzi, mi hai sentito? Jessica è morta. E tu la pagherai, Stone! Dove sono le fonti della morte di Jessica? Con Jess, Mike? Io non ricordo di aver ucciso Jess. Gesù Cristo. Oddio! Oh mio Dio! Matt! Sì, ma scusate un attimo, raga. Cioè, ma questo... ho capito che è un pazzo. Ho capito che stava a girare un film, ma... cioè, ma come faceva a prevedere... che la tizia non morisse, cioè ha fatto crollare tutta quell'impalcatura, la tizia e l'altro, cioè mi sembra un po' assurdo, sembra un po' quel film di Fincher The Game, già quella era una mezza merda, anche se io amo Fincher. Strade perdute, Lost Highway, ecco quanto è bello, uno dei film più belli dell'universo. No, Marra, non si sa cosa. Aspetta, Marra, ma sei un totale coglione, porco Dio. Marra, vai avanti a capire tutto. Vabbè, ragazzi, ma mi fate speculare, scusate. Infatti questo è il vero. Questo è il vero, non è male, che questo l'avevamo capito. Quindi alcuni trucchi non li aveva fatti lui. Non è stato lui, ma l'ho detto prima, però non ricordavo se quella scena dell'impalcatura l'avesse creata lui. Quindi, praticamente... il vero killer ha fatto le cose realmente pericolose. Malek ha fatto il fatto del cinghiale con la sega rotante e tutte le altre cazzate cinematografiche. Oh merda. Oh cazzo. Ok, andiamo. Bene. Non ha fatto un cazzo alla fine, però. Bella sta colonna sonora. L'hanno spoilerato, sennò per banno, raga.
Vediamo un po' che c'è qui. Oh, grazie King Samuele, 9 mesi di puro depensaggio. Grazie, bro. IG Killer. Aspetta, che cazzo c'era scritto? Ma qua non hanno letto niente sti tipi, vabbè. Cartolina romantica trovato in miniera. Una cartolina da Calgary con un messaggio romantico sul retro. Billy Bates, squadra distruttrice. Northwest Mines, Alberta. Ehi Billy, sono stata benissimo. Vieni a trovarmi se passi da Cagliari. Loretta, ma che Loretta? Va bene. Ok. Grazie mille, Raff. Grazie per i sub, ragazzi. Salta giù, non posso fare altro. Oh, mazza. Però, alla fine, ti ammolla. Sei proprio un Gio quando leggi. Verrai querelato. Sei pronto con i riflessi? Ok, ok, ci sono, ragazzi, ci sono. Ho dei riflessi incredibili. Io l'unica cosa che non so fare, mi dovete aiutare, ragazzi, è mirare. È troppo difficile. Cioè, i tasti quelli è scialla, li premi anche velocemente, ma mirare è troppo difficile. Stringi il culo adesso, ragazzi, ma ho paura. Che cazzo succede adesso? Scusate. Oh oh. Ehi! No, no, ormai lascio sti comandi, chi se ne fotte, dai. È pure più divertente vedermi perdere. Un totem. Ah, regà, lo sapete che è tornato... Foto in fortuna. È tornato il tizio. Il karateka lì. Mamma mia, stamattina un casino. Pure con altre persone. Un delirio. Stavano a fa, non lo so, una mucchiata di gruppo tra dei pensanti. Mamma mia, da tirargli tipo, non lo so, una secchiata d'acqua. Come sa che una mattina di queste lo faccio. Gli tiro proprio una bacinella. Faccio live IRL. Oppure munisco a loro. Vado lì, faccio una live IRL con loro. Mi metto a fare l'allenamento. Oh oh. Oh oh. Che succede qui? Che succede, amico? È il karateka, sì. Mara, muori tra 1, 2 e 3. Grazie. Ok. Deve essere questa la strada. Ok. Ah! No. Sono uscito da te. No! Cos'è? Citazione a Repulsion di Polanski. Wow! Wow! Ma che cazzo è sta merda? Che cazzo è? No! Porca puttana, che cazzo è sto Gollum? Urtacci su è di quello jumpscare di merda, la morte del cinema proprio. Vai! No! No! Lì mortacci sua di quel Golublin. Un gobellino del cazzo. Mortacci, m'ha fatto via un colpo. I jumpscare della merda. Stava tutto un goblinito, stava. No, la torcia! Sì, che deve fa? Mazza, oh. Ah, questa è la visuale mostro. Vabbè, è potentissima lei comunque, eh. Cioè... Mazza quanto è fatta male sta cosa, però. Effetti un po' di merda qui, eh. Ma comunque è pure il gioco di qualche anno fa. Ma che è? È diventato James Bond. Andiamo. Sì, quella è la soggettiva del mostro. Non mi ricordo quale fu il primo film. Il primo film che adottò la visuale di un mostro. Anche la casa ha quella scena sul finale dove si vede il mostro che entra nella bocca di Ash. Il mostro videocamera, diciamo, da quella soggettiva di Sam Raimi, sì. Però non credo sia stato il primo. Oh,
Eccola la soggettiva del mostro. Anche Alien, è vero. Però Fincher è già più vecchio, no? Alien 3 di Fincher è più vecchio della casa. Oh! Oh! No! 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 Ho sbagliato tasto. E poi ho queste dita enormi, no? L'ho preso tipo a mezzo. No, sono ancora vivo, regà. Non mi scrivete F. Porca puttana, che smaltita. Mara, ma fai cagare in culo, porco Dio. Ragazzi, ma non ho mai giocato a nessun videogioco. È il primo videogioco a cui gioco da 10 anni, scusate. Siate clementi. E poi comunque non vale perché va contro le policy del cervello. Le donne non si possono maltrattare. Vabbè, sì, Oblivion, ma a parte che è tipo 8-9 anni fa Oblivion, se non di più. Merda, comunque che ci giocavano adesso? I miei fratelli in realtà l'Xbox e io cazzeggiavo ogni tanto. Fatemi entrare, fatemi entrare! Facciamolo entrare! Fatemi entrare! Facciamolo entrare. Chiudi la porta, oddio! Chiudiamo la porta! Chiudiamo la porta. Em, stai bene? Non credevo, ce l'avrei fatta! Urlavi a squarciagola! Come stai? Un'aria terribile! Mostra l'iccato, no, ragazzi, mi dissocio. C'è qualcosa da fuori? C'è qualcosa! È un mostro! Che stai dicendo? Ma cazzo dici? Non ho visto nessun mostro, non di puttanate. No, ascoltatemi! Legato, non può farti niente. No, era proprio giocatore di Living End, sì. E non era umano! A Magic. Aspetta. Calma, Em, dov'è Matt? Sta bene? Non voglio parlare di ma come? Quel pezzo di merda. Ma come? Mi ha abbandonato! Quando me ne stavo appesa alla cazzo di torre a un passo dalla morte. Quale torre? E poi sono caduta in questo terrificante pozzo minerario e lui è sparito. Ma non è vero, non ho visto nessun quale mostro. Quale pozzo minerario? Stavo camminando là sotto, nelle gallerie, era buio e ho trovato questa cosa. Che troia, dite a me, la lo testa so. Di Beth. Aspetta, cosa? La testa di Beth, l'ho trovata. Oh mio Dio. Ma che cazzo? Oh mio Dio. Sì, che sono seria! Credo siano cadute là sotto. Oh, porca troia. Ma la cosa peggiore è che... Unfriended, sì, fa abbastanza schifo. La caduta, non subito. Cosa? Cosa vuoi dire? Perché jumpscare sono la morte del cinema? Spieghiamo questa cosina? Allora. Il jumpscare è una trovata di merda per i registi incapaci di creare suspense. Non è paura. Sono riflessi. Cioè, io... parlo tutto tranquillo, no? Sto qui. E a un certo punto faccio... Cioè, ovviamente c'è una reazione, no? Magari accendendo la luce. Ma quella non è paura. La paura si costruisce con la tensione, con la suspense. Poi ci sono dei rari casi in cui il jumpscare può essere contestualizzato. Ho fatto l'esempio l'altra volta... in The Conjuring di James Wan, che è un film che non amo, secondo me è molto sopravvalutato, nonostante esteticamente sia un ottimo film, c'è la scena del battimani nell'armadio, che è figa, ci sta. Anche quella sorta di jumpscare che non è proprio un jumpscare, però comunque è una ripresa abbastanza potente e veloce, che è quella di Profondo Rosso col bambolotto, no? Però anche lì è contestualizzata perché ti crea la suspense prima. C'è il collegamento al fatto che il killer sia legato all'infanzia, quindi metti il bambolotto, eccetera. Questa era una cosa a caso, cioè stavo tranquillo, a un certo punto mi spunta fuori una mano così, ma che è? Cioè, è come tuo fratello che quando siete piccoli, non lo so, entra, si mette con la luce spenta in camera, appena entri tu ti fa "Bah!". Cioè, non è che sei Hitchcock, capito? Non so, sembra che sia rimasta là sotto morendo di fame. Poi, settimane. Ripeto, in alcuni casi non ci può stare. Ecco, un altro esempio di jumpscare intelligente è la scena, non so se l'avete presente ragazzi miei, la scena di Mulholland Drive in cui c'è il tizio al bar, insomma quel luogo lì, quel caffè, classico posto da caffè americano, mezzo psicopatico, che già ti preavvisa però che succederà qualcosa, ok? Cioè dice no, paura, ma perché non c'è niente lì, ho paura, e spunta quella mostruosità dall'angolo, che tra l'altro quella è un'attrice donna, truccata da sembrare un mostro. Però anche lì, gioca, ragazzi, sto spiegando una cosa. Ma scusate, dovrò far pur qualcosa.
E praticamente, ma se è deltoide, ma che è? Praticamente lì ha senso perché tu sei nella prospettiva di quello psicopatico che ha paura in realtà, grazie Angie, del nulla, perché tu non sai se quello è semplicemente il riflesso mentale dello psicopatico, probabilmente non c'è nulla là dietro. Infatti quando c'è accanto il tizio fa no ma non c'è niente, andiamo tranquillamente, e nel momento in cui tu vedi quella mostruosità l'amico probabilmente non la vede, quindi è un po' il riflesso della sua mente, una cosa particolare. E quello ha senso perché tu quando vedi quella scena non è che hai paura tanto per il jumpscare, non è quello, perché poi non è neanche troppo violento, è che hai paura per tutte le premesse che Lynch ti ha instillato dentro dal momento in cui ha cominciato a inquadrare quell'uomo. Penso di essermi spiegato abbastanza bene, spero che abbiate capito. Non ci ho dormito, sì. Ma andiamo avanti. Senza sapere. Gesù, ma è... Quale film? Mulholland Drive di Lynch. Ascoltatemi, nella torre c'era una radio e sono riuscita a parlare con qualcuno, però poi è crollato tutto. Em, sei viva? Oddio, sì. Malek! Ma non stava con Malek? Dov'è Matt? Stiamo cercando di capire. Ha anche parlato di un mostro che l'avrebbe inseguita. È davvero scossa. Emily? Ehi, Em? Oh. Chi può essere? Josh? Jess? Non è Jess. Oh oh. Chi è? Oh oh. Non lo so, dovremmo controllare. Sono con te. Bene. Greve. E chi cazzo è? Dammi la pistola. Fammi tenere la pistola. Tu te la cavi con il look e con i muscoli e tutto il resto. A me serve la pistola. In effetti. Beh, se la metti così, tieni, ma non farti male. Simpatico, sei un comico. Ah. Che cazzo fa? Raga, io non voglio aprire però, scusate. Vado? 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 Chris, ma che cazzo è? No! Oh, questa cosa non la so fare! Maledizione. Ok, e adesso calmatevi. Ora. Greve. Muovetevi. Ma sembra. Devo dirvi qualcosa di importante. Sembra la Storm Movie, la Moody. Sono Moody. Per dirvi. Malocchio, come si chiamava? Quello di Harry Potter. Montagna. Quell'attore. Non sareste mai dovuti tornare. Non vi capisco dopo ciò che è accaduto l'anno scorso. Vuoi dire ah, la Storm Movie, come Moody, come si chiamava? O ne sei responsabile? Malocchio, no. Datemi una calmata. Non mi piace vedere voi ragazzini venire qui sulla mia montagna. La tua? Credo che gli Washington... Cazzo, prendi la pistola che non sai sparare. Vabbè, ma è meglio così, ragazzi. Questa montagna non mi appartiene, ma non è neppure degli Washington. Ma scusa, ma lo doppia sempre il doppiatore di Vegeta? Ma è una presa per il culo. A chi? Di cosa stai parlando? Cosa sarebbe un Wendigo? Ascoltiamolo. Non che abbiamo altra scelta. Allora ve lo dirò una volta sola. Io sono il principe dei Saiyan. Vediate o meno. Però ho i miei motivi per togliermi questo peso. Visto? L'avevo detto. C'entra qualcosa. Ne sono certo. Shh, zitto, Mike. C'è una maledizione che riguarda queste montagne. Ma cazzo di se un uomo o una donna commettono atti di cannibalismo in queste foreste, lo spirito del Wendigo si scatenerà. Oh cazzo. Dovete trovare un luogo sicuro. Il seminterrato. Ok, scendete là sotto tutti e aspettate. Cosa? Perché? Fino a quando? Fino all'alba. Ragazzi, ho lasciato Josh quando ho sentito urlare. Bravo coglione. Dove l'hai lasciato? Nel capanno. Ah, il vostro amico ormai è morto. Greve. Ho fatto bene a non ucciderlo, l'avete visto, ragazzi? Eravamo con lui poco fa. Ho fatto tutto apposta. Su questa montagna le cose accadono rapidamente. No,
Vado a prenderlo. Non puoi andare là fuori. Dovrei essere il suo miglior amico e gli ho voltato le spalle. No, la colpa è sua. Lui ci ha voltato le spalle. Non importa, vado a prenderlo. Allora verrò con te. Non mi serve il tuo aiuto. No, mica. Andare da solo. Ha un lanciafiamme. Io manco so sparare. Portatelo altri. Accanto, come no? Scendete nel seminterrato, al sicuro. E non uscite fino al nostro ritorno. Metaforicamente, ovviamente. Sembra che tu non capisca la gravità della situazione. Beh, sto andando a salvare Josh, no? No, io sto andando a salvarlo. Tu mi aiuterai. Mi hai capito? Ok. D'accordo. Va bene. Okay. Devi seguirmi. Vegitto. E fare tutto ciò che dico. Di uscire per forza a mirare, sennò finisce maluccio. Ragazzi, non so come si fa, non riesco a capirlo. Sono troppo stupido per queste cose. Ma che c'ha? Ho scacciasogni al collo questo soggetto qua. Punta questa parte contro quello che vuoi uccidere. Ok, Vegetto. So come si usa un fucile, amico. No, non lo sai. non lo so, cosa? Sono d'accordo con te. Che ne sai tu? Fidati, lo so. Devi cambiare comandi, quelli buggati. Allora, ragazzi, adesso mi avete rotto i coglioni. Dove sono? Comandi. Tradizionali. Adesso l'ho messi tradizionali, siete d'accordo? Siete d'accordo con me in questo momento? Cosa cambia adesso? Spiegatemi. Spiega. Spiegate. Dai, sono qui ad aspettare. Tanto ormai famo come cazzo ci pare, raga. Cioè, ormai è diventato nostro sto format. Dai, mo se divertiamo. Senti, dimmi, tu sei esperto in queste cose. Ma quali cose? Cosa... Effetto farfalla. Cosa c'è da sapere? Analogico, meno male. Devi stare attento e fare come dico io. Puoi mirare. Miri meglio, meno male. Quindi... Quante volte devo sparare col fucile per ammazzarne uno? Dovresti sparare davvero un sacco. Cioè, non riuscirei a ucciderlo. Esatto, ma lo rallenteresti. Allora, e la Madonna. Come lo uccidi? Il fuoco non gli piace. Non piace neanche a me. Lo temono. È in grado di uccidermi se serve. La loro pelle è come una corazza. Finché non la bruci. Interessante. Schifo. Che schifo. Cosa sono questi mostri? Voglio dire, sono folli e imprevedibili o possiamo anticipare le loro mosse? Seguono determinati schemi, come un animale o un umano. Cioè, hanno tipo degli orari? Cacciano solo di notte. Oh. Perché? Non gliel'ho chiesto. Sui Wendigo, come se mi stropino aglio addosso, non sentono più il mio odore. Lo sentono. I mini Livio. Del genere. Non ti possono vedere. Miri con le vette e spari. Oh, meno male. Quello che ho fatto fino adesso, tipo. Quindi finché non mi muovo, rimango invisibile. Sì. Top tecnica proprio. Merda. Quindi mi devo aspettare i goblin da un momento all'altro, ragazzi? Eccala, lo sapevo. No. Merda, cos'è successo? È sparito, è troppo tardi. Shh, silenzio! Dobbiamo andare. Ora. Dobbiamo cercare Josh. Potrebbe essere qui. Prima, il Wendigo ti immobilizza. E poi ti strappa la pelle. La mandragora. Da tutto il corpo. Un pezzo alla volta. E infine ti mantiene vivo e cosciente mentre divora i tuoi organi interni uno dopo l'altro. Greve. Alla baita, allora.
Andiamo subito. Mani ferme. Ancora vicino. Ottimo. La mia specialità. Vabbè, a me non me ne frega un cazzo. Fermo. Non muoverti. Silenzio ora. Non mi sto a muovere, raga. No! Scappa! No! Presto, vai, ora! Porca troia! No! Indietro! Indietro! Porca troia! Tipo il meme di Murphy, di Eddie Murphy. Dobbiamo andarcene! Ah! Oddio, 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 oddio! No! 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 Oh, cazzo! Oh, cazzo! No! Ma guerre due, eh? Cazzo, la batteria si sta scaricando. Così si può mirare finalmente, raga. Prendi questo. Ma prima era impossibile, raga. Merda. E dai. Oh, ma sono mille. Top Gollum. No! 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 Ash! Dobbiamo scendere nel seminterrato! Ora! Mi dispiace. Ma hanno sbagliato uno, ragazzi. Ma mi potevate avvertire che era o azzecchi o muori. Ma poi non potevo prendere il lanciafiamme di quello. Vabbè, ci ho provato, ragazzi. Ragazzi, ci ho provato, cosa devo fare? Ci sono problemi. Cosa che vuoi dire? Chris, non cazzo. Oh no. Ma stavo a senticcarla. Ash, mi dispiace tanto. Ok. Sarebbe morto comunque? Ok. Meglio se sto bene, Sam. Ok, ok. E che ne è stato di quell'uomo? Nessuna traccia, credo che sia morto anche lui. Oh, cazzo. Sono solo queste le porte? Sì. Ne sei sicura? Cosa stai cercando? Un'altra via d'uscita. Mike, non credo sia una buona idea. Dovremmo restarcene qui, fermi fino all'alba, finché non saremo salvi. Oh, davvero? Pronti per diventare una bella cena per quella cosa quando deciderà di farci a brandelli? Arriveranno i soccorsi domani mattina. Non sembri convinta. E invece arriveranno, vero, Em? Sì, sì, cioè, vero? Aspettate pure, io vado. Mike, non abbiamo la chiave della funivia. Josh, ce l'ha lui. Josh? Uno dei suoi giochetti. Oh, grandioso. Se quella cazzo di cosa ha preso Josh... Ragazzi, sono rimasto male. Tanti saluti. Mi ero affezionato all'occhialuto. No, non so, ma era che il mio personaggio preferito. Potrebbe averlo portato giù nella miniera. Eh? Ho visto cose orribili là sotto. Credo che sia la tana di quella cosa. Visto cose che voi umani non potreste immaginarvi. Cosa? Al diavolo. Prenderò la chiave dalla camera da letto di quel coso e poi porterò tutti quanti via da qui. Ma fai attenzione, gioca bene Martina, ma... Gioca bene, accostato al mio nome, è un ossimoro. È una mappa? Quel tizio era pronto a tutto. Non proprio. Cos'è questo posto? Oh mio Dio. Che cos'è? Sono stato là. È stato orribile. Davvero? C'è stato un crollo negli anni 50. Dei minatori sono rimasti intrappolati. Oh mio Dio. Alcuni si sono salvati, ma circa 15 sono morti. C'era questo giornalista che credo abbia scoperto che hanno tentato di insabbiare tutto. Ho trovato dei documenti. Sapevano che la miniera era pericolosa, ma non l'hanno detto.
Michael, possiamo pensare a come cazzo faremo a uscire da questa storia? Ma stai calma. Dico solo che è strano tutto ciò che è successo quassù. La cosa strana è che c'è un tunnel che conduce dal sanatorio alla baita. Ecco come sono tornato. Questo l'ho visto quando ero là sotto. È là che vive. Em, cos'è quella? Eh? Che cos'è? Cosa? Em, oh mio Dio, mio Dio. No, che cazzo succede? Mi ha morso. No, che morso? Succede? Chi ti ha morso? Il Wendigo. Il cosa? Non è niente, davvero, soltanto un graffio. Cos'è l'olimpica compostezza? Cazzo. Ma lo dice la parola. Una compostezza invidiabile. Ale, davvero. Olimpica, no? Em, se ti ha morso. So cosa state pensando, ma io sto bene. Davvero? Sì. No, non funziona mai così nei film di infetti o di zombie. Non funziona mai così. Tu credi di star bene, ma da un momento all'altro diventerai una creatura ingestibile. Io la faccio fuori, non me ne frega un cazzo. Sei il Wendigo, ti ha morso. No, l'ammazzo. L'ammazzo. Stai a distanza di sicurezza, grazie Ocean. Aspetta, sei sicura? Stai a distanza di sicurezza. Non diventi uno di loro e alla fine ti trasformi e ci attacchi. Grazie mille. X-Bits. No, io la faccio fuori, non me ne frega un cazzo. No, l'ammazzo, ragazzi, altro che non l'ammazzare. Ci stai mettendo tutti in pericolo. Emily, cosa scordo, imbecille? Non puoi restare qui. Mike, datti una calmata, ok? Non sappiamo se funziona così, forse è solo un morso. Ma cosa vi prende, ragazzi? Cosa fate? No, non lo faccio fuori. La porta è qui. Puoi scegliere di uscire liberamente. Oh no, lo sapete benissimo. Non t'avvicinare! Sto andando a morte, dato che sapete che c'è un Wendigo là fuori pronto a farmi a pezzi come con... Ok, cazzo, vuoi andartene? Vai, fuori di qui! Ok. No, la faccio fuori. Mike. La faccio fuori! Ti faccio fuori anche a te, puttana! Vuoi sparare? Stai lontano da me! Mike, a me! Dobbiamo restare al sicuro, Em! Ti prego! E qui non è sicuro finché ci sei tu! Non per noi! No, non farlo! Mi dispiace molto. Mi dispiace, ragazzi. Cazzo, non posso farlo. Non la posso uccidere, raga. Era tutto un troll. Spero che sia così. No, era un troll, ragazzi. Forse. Per ora. Per il momento la lasciamo Berta. Vivere. Cazzo. Ho fatto strippa, eh? Se vedi qualcosa di strano, tanto è brutta ammazzare la bionda prima, che è più lenta, no? Le donne sono meno forti, restate quindi muoiono qui. Prima. Ok, là fuori è pericoloso. Tornerò fra poco. Ma non è che lasci la pistola? Ma le donne non sanno armeggiare armi, sanno armeggiare solo piselli. No, mi dissocio, scherzo. Cioè, tanto le brutte fa... Fanno un trisom omicida loro, che me frega a me. Cioè, io, ragazzi, mi identifico nell'uomo, scusate questa misoginia estemporanea. Però in questa situazione sono cadute tutte quante le convenzioni sociali. Cioè, non potete pensare che in questo momento mi metta col cervello alle pari opportunità. Cioè, no, qui è sopravvivenza della mia razza, della mia specie, a parte umana rispetto ai gobellini, ma anche della mia identità di genere. Ma scherzo, prefetto. Ragazzi, eh? Ci metterà se vedrai mai questa live. Scherzo. Ironia, come Mark The Hammer. Muoi, fa un video contro. Razza maschile. No, razza umana, intendo rispetto ai gobbi. No, e genere maschile. Vuol dire che dovremmo essere forti. Dovremmo farcela da soli. Non so se ci riesco. Mazza, sono le 4:50 qua. Allora, un attimo, mi fai leggere? Un attimo che mi mangio una caramellina. Tanto, ragazzi, vi stai divertendo? Io sì. Questo tizio è un po' ossessionato. Ma mi fai leggere, brutta... Ah, oh, cannibalismo è interessante. Allora. Cannibalismo. Una sezione del diario sul cannibalismo. Che scatena la maledizione del Wendigo. Solo in pochi hanno osato dare la caccia al Wendigo. Io sono l'unico
a essere riuscito a tenerlo a bada. Presta attenzione a queste parole, o potresti essere la prossima vittima. E non sarai l'unica. Il Wendigo deve essere fermato. Il Wendigo è figlio del cannibalismo. Quando un uomo è disperato ed affamato, intrappolato sulla montagna e ghermito dal freddo implacabile, quando non mangia da giorni, allora lo spirito del Wendigo inizia a impossessarsi di lui. Anche il più forte degli uomini nulla può contro di esso. Ucciderà senza rimorso perfino i compagni che hanno viaggiato con lui. Strapperà la cruda carne dai loro corpi e se ne ciberà. L'ho vista accadere molti anni fa. Ho cambiato intonazione come avete chiesto. È una fame che non può essere saziata. E poi inizia la trasformazione. Gli occhi sono i primi a mutare, diventando bianchi e nebbiosi, mentre i denti si allungano come zanne. La creatura cresce, la pelle si tende sulle sue ossa. Ma andiamo avanti. Vabbè, l'ho letto tutto, ok. Va bene, ok. L'ho letto, basta. L'ho letto. Ah no, aspetta però, devo leggere le difese, no, è importante. Potrebbero esistere delle difese, gli sciamani hanno... No, scusa, mi serve. Grazie mille, Anto. Mi serve qui, eh. Allora, ok. Ma perché? Combattimento. No, sì. Allora, la vista cambia. Diventa allo stesso tempo più acuta e più tenue. Riconosce i movimenti. È un cacciatore, un falco, ma non vede ciò che si muove. Resta immobile. La pelle e la carne sono spesse come un'armatura. Non sente dolore. Megoglioni. Non può essere tagliato o trafitto. Proiettili non lo scalfiscono, ma un fucile è in grado di tenerla a bada. Poiché il Wendigo è un umano mutato. Ah, quindi è un infetto. Ok, allora quella tizia diventerà così. Sa bene come darci la caccia. Riesce a imitare perfettamente le sue prede. Vabbè, ma è pazzo questo. È potentissimo. Ha un'aura potentissima. Gohan, devi stare ben attento e mantenere la calma. Ho ucciso 6 Wendigo. Lama e proiettili gli fanno il solletico. Usa il lanciafiamme. Avecelo. È l'arma migliore. Il fuoco li avvolge. Ho cercato di non ucciderli. Va bene, ok. Poi leggiamo qua. Era abitata da una tribù. Loro sciamani narravano storie. Arrivano i minatori. Uno stagno. Ok. Questo l'ho letto. Morso. Potrebbero esistere delle difese. Gli sciamani hanno scritto di rituali. Ho trovato alcuni manufatti dei nativi sulla montagna e li ho copiati. Totem, mazzetti di erbe e piume. Non ho copiato l'aspetto, li ho provati. Alla larga il Wendigo non completamente. Ok, ma a sufficienza. Ma al chiuso non hanno alcuna utilità. Va uccisa l'asiatica, regà. Leggende cree... sostengono che nasca da morso di un altro Wendigo. Vabbè, ma che è? Uccello, l'uovo e la gallina? Morso da un altro Wendigo? Sì, ma il primo Wendigo come è nato? Ma il morso non è nocivo. Che tra l'altro poi il fatto dell'uovo e della gallina è una cazzata assurda. No. Cioè, in realtà non è un paradosso. È ovvio che sia nata prima la gallina. Cioè, un antenato di una gallina. E poi fai, come dire, è nato prima l'uomo o il figlio dell'uomo, una cazzata. Comunque, sorvola. Ah, adesso mi è cambiato, cioè... Non mi fa più così. Ah, devo solo tenerlo premuto, ok. Solo un sacco leggi di tutto pesce. Roba difficile da credere. Mi sa che gli mancano un bel po' di venerdì. Vabbè, non mi frega un cazzo, ragazzi, non leggiamo tutto. Tanto non serve leggere. Merda. Dobbiamo raggiungere Mike. Subito. Mister Mara, sei un ignorante, porco Dio. Che cazzo hai detto? Ragazzi, ma sto scherzando, ma non ce la fate.
Ma state male, siete pazzi in culo. Per le tue scelte. Non so cosa sia peggio. Ma dove è finito se questo? Provocare eventi che hanno portato alla morte di qualcuno o lasciare che si verifichi una tragedia. Le donazioni non ti appaiono. Ma in teoria dovrebbero apparire, ragazzi miei. Ma perché avete donato? Questa cosa è molto grave. Mi sembra molto strano. I bit sicuro sì, perché l'ho visti prima. Greve. Perché non riesce ad alzare nemmeno un dito per aiutare gli altri. Mara, mi sembri più felice oggi, è scopato. Non tocchiamo questo tasto, per favore. È riuscito quasi a non pensarci oggi. Ho fatto solo una piccola secchetta stamattina. Perché mi ha detto questo? Che maledetto. Ricordi l'anno scorso? Eh? Di come hai lasciato morire le tue sorelle? Non hai fatto nulla. Ma cosa scopato, ragazzi? Paralizzato dalla tua paura egocentrica. Greve. Mentre una vera minaccia si avvicinava. È colpa tua, Josh. È tutta colpa tua. Ma quale scopata, ragazzi, magari. A parte che mo ormai sarebbe stupido il 4 arrivare. Malissimo. E i tuoi amici, le tue sorelle ti hanno abbandonato. Sei solo. Riesci a sentire il gelo della tua solitudine? Eh? Allora, ragazzi. Perché? Vedo un hashtag sbannate fede ma è una gioia. È stato bannato definitivamente da Tutubi. Mi sono provato. Ho provato ad oppormi più volte. Già la sbannai 3 volte. Ma purtroppo Tutubi è stato inamovibile. Solo per un'altra persona ha chiesto queste misure estreme. Giovanetta. E sono gli unici 2 bannati su questo canale, perché poi gli altri sono stati tutti sbannati. Cioè, vi rendete conto? Sono i più criminali, cioè sono proprio dei villain pazzeschi. Mi spiace, perché a me sta simpatica Fede. Però che devo fare? Tanto io... Grazie, Joshua, perché Valerie. Li hai feriti? Non ho ferito nessuno. Oh, e invece sì. Erano tuoi amici, li hai ingannati, li hai mentito. È vero, fatti un altro account. Una notte di puro terrore. Era solo goliardia. Solo un gioco? Ma questo gioco ti ha portato dritto a una delle tue più paure, Joshua. L'emarginazione. Lo so che avrei dovuto dire, mi dispiace, però ho mantenuto la linea che il personaggio stesso... Mike, grazie al cielo! Perché ci hai messo tanto? Su. Aveva impostato, cioè... Dobbiamo mi sono mantenuto coerente con il personaggio. Mi dispiace. Ash, mi dispiace tanto. Ok. Manca poco, sì. Meglio se sto manca bene, poco, lo finiamo, ragazzi. Okay. Che ne è stato di quell'uomo? Può farmi vedere i suoi titoli di studio? Guarda, li trovi non tutti quanti sul mio profilo Instagram, Mr. Mara. Là ho tanti tag. Ma che cazzo! Cosa stai cercando? Un'altra via d'uscita. Mike, non abbiamo la chiave della funivia. Tra l'altro, se non sbaglio, Rami Malek... adesso è entrato nel management di Riccardo. Cosa sono? Potrebbe averlo portato giù nella miniera. Di Riccardo. Em, cos'è quella? Dobbiamo restare al sicuro, Em! Ti prego! Cazzo, non posso farlo! Oh mio Dio! Hai fatto la cosa giusta. Tienile d'occhio. Tornerò fra poco. Anche Putin? No, pensavo Kim. Infatti, ragazzi, questo discorso di Kim Jong-un... In realtà, devo dirvi la verità, ho avuto una soffiata direttamente dai poteri forti. Mi hanno detto che è una mossa di marketing per ottenere un po' di followers in più, perché sapete, no?
quando c'è qualcuno presunto morto, scomparso, comunque la gente ti segue sui social. Allora, è il capitolo 9, stesso 12, non è che manca così poco, 3 capitoli. Ok, tu dubbi, pensa sempre ai cazzi suoi. Occhio la polizia italiana. Mister Flemmi chiede flamma. No, Mister Flemmi dice flamma. Se vuoi scopare che ti ammarra. Ok. Tu dubbi, pensa sempre ai cazzi suoi. Ok. Ragazzi, mi spoilerate, vi faccio bannare come gli stronzi, eh. Volevo essere un tossico. No. Com'era? Potevo essere un tossico morto. Invece sono un tossico ricco. 40 anni squaglio il disco d'oro. Ma non è mica detto che ci arrivo. Un po' paura. No, scherzo, ragazzi. Sapete, l'ultimo horror che mi ha iniettato un po' di paura in corpo è stato Twin Peaks 3, che non è manco classificabile solo come horror. Poi un po' il Land Empire, anche solo Lynch praticamente negli ultimi anni. The Witch mi è piaciuto tantissimo, un capolavoro, ve lo consiglio, però non è che mi ha fatto proprio paura. Cioè, mi ha affascinato, mi è piaciuto molto. Anche Le streghe di Salem mi è piaciuto proprio tanto. Un lavoro dell'inquadratura quasi kubrickiano. Il buco l'ho recensito, zio. Lo trovi sul mio canale. Ma Babadook, bello, niente male. Ma alla fine hai capito che l'asiatica non è infetta? Non lo so, non so se ancora si è infetta. Non spoilerate, ragazzi. Oh, che palle, sti minatori. Uomini miracolo. Ma che vuol dire uomini miracolo? Scusate, non ho capito. Zodiac è molto bello. Il riuscito salvataggio di tutti e 12 minatori rimasti intrappolati durante il disastro. Ok. Marra, pensa chi lavora amico come te. I minatori. C'era scritto prima, vabbè ragazzi, scusate. Non è uno spoiler, scusate. Non ricordo. Io ho letto ma non ho letto. Cioè, ho letto per voi con la voce, ma in realtà non ho capito quello che ho letto. Ho capito solo che il primo di quei mostriciattoli è nato da un morso di un mostriciattolo, che non ha assolutamente senso. Coraline, l'ho visto ed ho letto anche il libro che mi ha regalato Luce, tra l'altro. Quindi un ringraziamento. Molto bello il libro. Ma che cazzo stai a dire? Vabbè. Più che altro, un do cazzo sto andando. Limitless è una mezza merda. Ma sto tornando indietro, ma perché? Ma perché? Non ha senso. Bello Lawrence Anyways di Xavier Dolan, bellissimo. Rabbids, vabbè, figo Rabbids, l'avevo messo come sfondo del PC. Poi c'è quello stronzo di dubbio che ogni volta mi leva gli sfondi fighi che metto. Dice, ma che è sta merda? Non capisce niente. È terribile questo. Sta leggendo ultimamente? Sì, sto leggendo roba di cinema, però, per preparare le lezioni, dei manuali. Sto leggendo principalmente quello. Midsommar è un capolavoro, però non è fa paura. Però è un capolavoro proprio. Ok, cioè, ma che visuale di merda è? Scusate ragazzi, ma guardate qui. Se io salgo da qui, sono qui, secondo voi mi viene da andare contro la macchina da presa? Ma che cazzo?
Vabbè, lasciamo stare. Basta che funzioni. Capolavoro immenso. Uno dei film più importanti per me. Ma Maleno col samurai, sì. Samurai Jack. Un film per cagarsi addosso proprio. Ragazzi, io ve l'ho detto. Io ho avuto una paura infernale guardando la terza stagione di Twin Peaks. Non so cosa dirvi. Me la sono vista. Me la sono vista. A casa. Tappandomi completamente all'interno del salotto. Stavo a casa vecchia. Non conto dubbi. Quella prima ancora. Tutte le serrande giù. Niente luci. Cellulare di lì. Televisorone. Mamma mia. 18 ore so. Ma sono finito in 3 giorni. Porca troia. E là mi sono cagato sotto. Cioè, la scena finale che non dirò. Oh, bello mio. Un abbraccio, bro. Tu l'hai visto Twin Peaks, hai penso? La scena finale mi ha fatto veramente non dormire per tutta la notte. Ve lo giuro. E ripeto, non mi capita praticamente mai, ma lì c'è qualcosa di strano, ragazzi. Ma serie TV non guardo praticamente nulla. Visto Tiger King, sto guardando BoJack, mi sono un po' rotto il cazzo, sto tipo alla terza stagione, no, quarta stagione. O terza o quarta, però sto andando avanti un po' così. No, la terza. Figo, mi è piaciuto molto BoJack, però mi è un po' scassato il cazzo. Hai visto La Passione di Cristo? Come no? De Mel Gibson, molto bello. Twin Peaks è brutta copia di Lynch. In realtà è di Lynch ed è linciano al 100%. Mi sa che non l'hai capito. Che Midsommar è bello, se le riprese sono lunghe, 3 anni in culo. Vatti a vedere la mia recensione. L'ho fatta, quindi spiego lì. Se per te è un brutto film, pazienza, se non capisci un cazzo di cinema, ma per carità. Poi sono anche gusti. Takashi Miike, vabbè, genio assoluto, ha fatto 700 miliardi di film, l'ho visto una quindicina. Grazie, bro. È nato dal cannibalismo, pensate come sto. Sì, ma... Allora, sta cosa va un attimo chiarita. Mo vi dirò una chicca. A parte che, ripeto, prima ho letto ma non ho letto, perché stavo facendo la voce profonda e quindi in realtà non ho capito quello che ho letto. Allora, dal cannibalismo vi dite, quindi andiamo a ricostruzione. Io ricordo che in un passato lontano giocavo a Warhammer. Chi di voi conosce? In realtà, più che giocare, dipingevo solo i modellini, perché avrò fatto in tutta la mia vita forse 3 battaglie. Uno, perché costavano una marea quei cazzo di modellini, ed ero povero, costavano un botto e non potevo. Cioè, quindi mi facevo da tipo gli scarti, andavo là a dipingere i fondali, sta roba qui. Mi divertivo, ok? Stavo in una sorta di fumetteria dove ti insegnavano a dipingere, c'erano i corsi, c'era un ragazzo, mi ricordo, bravissimo, che mi ha insegnato un sacco di tecniche. Mi mettevo là la sera, dipingevo, ecco, della roba in polistirolo, così, e ogni tanto mi regalavano ste cosette. Poi... tipo per il mio compleanno mi regalarono un primo esercitino. Scelsi Conti Vampiro. O uno dirà: Marra, ma che cazzo stai a dire? Cosa c'entra? Fatemici arrivare. I Conti Vampiro, che erano fighi in culo. E non bastavano comunque per fare uno scontro serio, perché dovevi comprare un sacco di roba. Ripeto, però vabbè, cominciai un po' a dipingere. C'erano un sacco di personaggi fighi all'interno di quella tipologia di esercito. Come funziona, per chi non lo conoscesse? Sono delle miniature che tu dipingi e scegli il tipo di esercito. C'era anche Warhammer 40.000, che era, diciamo, di fantascienza, però non mi piaceva molto. Che ne so, c'erano gli Skaven, che erano dei ratti fighissimi, tipo dei soldati più classici, degli umani, tipo, non mi ricordo come si chiamano. I Conti Vampiro erano più fighi, secondo me. C'erano i... come cazzo si chiamavano? Gli orchi pure erano fighi. I Conti Vampiro spaccavano il culo perché c'avevano, vabbè, i scheletri
i vampiri che spaccavano troppo, poi c'erano diverse tipologie di vampiri, grazie bro. Io mi leggevo tutta la storia di questa vampira, ognuno aveva delle particolari abilità, perché c'erano le truppe base, tipo gli scheletri, che ne avevi tanti, o gli zombie, grazie Gloria. E c'erano poi quelli che costavano di più, sia a livello economico, sia per, diciamo, la costruzione del tuo esercito, come funzionava. Tu avevi un tot di punti per affrontare il tuo nemico, cioè in uno scontro di Warhammer si decideva in base al formato su quanti punti si giocavano, ricordo, tra 1.500, 2.000, 5.000, e con quei punti tu dovevi selezionare il tuo esercito. Ovviamente le truppe più pippe, grazie Salvo, costavano poco, i personaggi più forti che avevano abilità come i capi, tipo i vampiri, costavano molto di più. Poi c'erano le Banshee, ricordo, che erano fighissime. E c'erano anche dei personaggi molto particolari che non ricordo come si chiamano. Grazie mille, bro. Non ricordo come si chiamano, però avevano una storia assolutamente simile a questi tizi qui. Praticamente, perché io poi mi lessi proprio il manuale, c'erano dei manuali molto fighi, e c'era il racconto di queste creature, praticamente l'esercito era di non morti, ok? I conti vampiri erano tutti non morti, chiaramente, no? Cioè, zombie, vampiri, scheletri e cazzate varie. Praticamente, un attimo che banno un coglionello, c'erano all'interno di questi conti vampiro soltanto degli esemplari non morti, ovvero questi tizi qui, che cos'erano? Umani che durante una carestia all'interno di un loro villaggio, grazie bro, grazie mille a tutti e due di Sistim. Umani che durante una carestia all'interno di un villaggetto cominciarono a mangiarsi tra loro, anzi no, a mangiare i cadaveri per non morire di fame. E grazie Luce, tesoro. E quindi, mangiando i cadaveri, divennero folli. E quindi erano simili a non morti, perché comunque erano tutti strani, tutti nudi, tipo zombie, però non morti, cioè non morti, una cosa strana. Vabbè, comunque, grazie Black, nessuno di voi si ricorderà come si chiamano, ma andiamo avanti. No, non erano ghoul, non mi ricordo il nome. Non morti, esatto, non è un film. Cercate su Google Warhammer conti vampiro. Non erano dannati, no? Vedo cazzo sto andando. Non erano vampiri, no. Ehi, grazie bro, ti amo anch'io. Un sigaro, buono, lo fumo. Ci starebbe proprio a stora. Vabbè, posso fumare, oh. Ma che cazzo. Ah, stanno messi così a cazzo di cane. Vabbè, ok. No, ragazzi, non erano gli strigoi, no. Ma cercate su Google, raga, dai, non è che me li sono inventati. Erano degli uomini che, per non morire di fame, hanno mangiato cadaveri e sono impazziti. Anche il corpo ha cominciato a subire delle mutazioni strane. Dei Munk, praticamente. Oh, c'è l'hype train al 92%, top. Pilipu. Io forse Gaul, però non mi pare.
Strigoi. Non mi pare. Mi sa Gaul. Boh, vabbè. Ma già sono saltato giù? I Joker. Forse Gaul, raga. Ma non ero già saltato giù? Però non ho preso questo. I frontman. Nazgul, no, che c'entra. Grazie, bello. O bella, non lo so. Mancano solo un forcone e una folla. Beh, fine. Ehi, grazie. Ancora Warhammer da 7 anni. Comunque gli uomini si chiamano bretoni o imperiali. Ah, gli imperiali, è vero. Io faccio i goblin. Belli goblin, sì. Che stavano anche con gli orchi, se non sbaglio. Non era orchi e goblin? O l'hanno poi staccati? I Gaul. Ok, erano i Gaul allora. Perfetto. E sti Gaul erano così. Erano uomini che hanno magnato i corpi morti. Avete capito? Molto bene. Molto bene. Vabbè, sto bello equipaggiato, no? O sto carico? Ora posso affrontare tutto. Top Richard Benson. Dove devo andare adesso? Torno qua? Torno indietro? Che dite, raga? No? Ah, notizia importante. Ho parlato col frusciante, eh? Mi ha detto che verrà alla lezione di cinema. Probabilmente parleremo di Hitchcock. E... però al momento, grazie mille, bro. Al momento non è a casa, quindi non ha la connessione wifi. E coi dati ovviamente non può. Però appena potrà farò le lezioni. Faremo una bella lezione, penso su Hitchcock. Sono contento, infatti. Ha detto che le sta seguendo, gli piacciono molto, quindi sono molto fiero. Proprio oggi ho visto la finestra del cortile. Ottimo, ottimo. Bene. Vabbè, gli sparo. Vabbè, ce l'ho arrivato pure io. Ah, mi sbaglio sempre. Ehi, grazie. Adesso la situazione è degenerata. Prima si chiamava Warhammer Fantasy. Ora si chiama Age of Sigmar. Hanno aggiunto una marea di fazioni strafighe. Vabbè, ma io vi parlo di 15 anni fa, tipo. Boom! Quando lo farei la lezione su Fellini? So cazzi. Anche con Dario Moccia sull'animazione lo farò. Oh, 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 oh. Lupetto? Ehi, beh. Cipri e Maresco. Io vorrei fare una puntata col fratello di Luis. L'ho pure taggato su Instagram. Ehi. Anzi, potremmo fare pure un bel... un bel lavoretto spam, volendo, eh. Perché non legge i messaggi con lo stronzino. Con Martin. Vabbè, semmai dopo fate una storia taggando Martin. Scrivendo Martin, fare lezioni di cinema con Mar. Bene. Sarebbe figo. Ciao. Bene, amico. Tu vieni con me. Bene. Ho anche un episodio normale, sì, ecco, anche, perché no. Ho visto una mappa di questo posto, così non andiamo alla cieca. Dovrebbe essere un passaggio dalla psichiatrica fino all'esterno. Ma ha detto il fratello, Luis, che lui è un po' sulle nuvole. Ce la faremo. Mi hai letto nel pensiero. Bravo. Io della Moccia cosa ne penso? Sì, parleremo anche di Disney con Moccia. Marra più Martin non sarebbe male come accoppiata, eh? La strana coppia. Vabbè, diciamo che Martin è un po' il Marra dell'Eurospin. No, scherzo. Massima stima. Mi piace molto Mister Martin. Gesù Cristo. Ok, bello, calmati. Ragazzi, che palle. La cosa con la parola con la F non è bannabile. Non mi sono rivolto a nessuno. E comunque è quella già edulcorata. Non vi preoccupate. Mamma mia, con troppe del cazzo.
Ma mi pare che mi ribanano, ci ribanano per quello. Vorrei il fatto, allora, mo lo rispiego, così è semplice. Il ban per F modificato, come non ripeto per evitare, ci fu dato soltanto perché cominciamo ad utilizzarlo troppo e bla bla bla, e quindi vollero stoppare questa cosa, ma ormai il problema è decaduto, non lo diciamo più da una vita. Ci siamo pure stufati di dirlo, perché cioè se tocca rischiare. Poi si può dire il frontman di una band musicale, il frontman di una band musicale, cioè certo che si può dire. Era il problema, era nato in quel periodo, ma adesso non lo diciamo più. Ehi, grazie Kim. Fantastico. Pare che Kim sia morto, intervento di cuore. Notizia confermata dall'emittente USA. Bah, vabbè, io non so nulla, quindi ragazzi non vi posso dare sicurezza su questo. Però vedremo, insomma. Hai visto? Attacco di cuore. Fare io. Beh, in effetti stava messo maluccio fisicamente. Quelli sono a rischio. Quelli così grossi. Secondo me aveva un regime scorretto, magari era una patologia, ma poi magari stiamo a parlare del nulla, cioè. Magari è pure una balla. Sì, domani partiranno 15 articoli di fanpage. Era bellissimo così, certo, ma infatti viva il body positive. Oh oh, ragazzi. Oh, ma vedete, è il mio alleato adesso. No, no. Oh, figlio di puttana. No, sono miei amici lupi. Vedi, pure lui sta piangendo, poverino. Gesù Cristo. Sta piangendo per l'amichetto. Piccolo. Cazzo, che roba disgustosa. Marra coi lupi. Marra coi lupi. Marra coi lupi è geniale, zio. Come cazzo ti è venuto in mente? Cioè, meriti un premio Oscar. Vabbè, quindi che vuol dire sta cosa? Carpenter o Cronenberg? Possibile scegliere. Due geni assoluti. Che pazienti avevano qui? Cioè, proprio per gusto estremo ti dico Cronenberg, ma Carpenter ha fatto alcuni dei film più belli di sempre, tipo La Cosa, cioè. Non solo quella, ovviamente. Però beh, Cronenberg sono fissatissimo io. Ho visto tutti i suoi film 20 volte l'uno, tipo. Il fatto che una donna laureata in informatica potrebbe far sperare ad una politica apertura da parte della Corea alla fine del regime dittatoriale. Bro, ma io che cazzo ne so, ma sto a giocare Until Dawn. Ma che ne so, The Kim. Marro attento. Oh oh, che succede ragazzi? Oh oh. Oh oh! Ragazzi, il cane ha paura, che succede? Ma che è sta visuale di merda che non mi fa girare però? Cioè dai ragazzi, non ha senso che non possa vedere lo spazio attorno a me. Grazie mille, bello, oh bella. Ma dai. Ma è un... oh ragazzi, è una merda questa visuale. Io non posso ruotare e vedere cosa c'è lì. Dai, non ha senso. Questa cosa non mi piace, cazzo. Hai saltato 600 porte. E vabbè, ho capito, ma... è una visuale orribile. Non capisco lo spazio in questo modo, scusate. Ma... sì, ma che cazzo è? Questa cosa è funzionale. Ma funzionale di sta ceppa. Vediamo se è in firma, va. Bello.
Ma che è? Il gabinetto del dottor Caligari? Greve. Greve. Un gaul, raga. Cosa cazzo sta succedendo qui? Beh, calmo, sì. Eh sì, la trasformazione. Vabbè, fino a qua ce la muoio. Top paziente. Keaton, no, sì, è più film horror questo. È tipo Murnau. O Robert... Ma che cazzo? Quo Vadis. Cazzo c'entra? Miyazaki spacca, sì. Che io voglio a Miyazaki. Non so, ragazzi, mi sono perso qualche porta, mi sa. Ehi. Occhio. Non so dove sta il lupetto. Cioè, era il mio amico. Niente, sbaglio sempre tasto, sono veramente scemo. Sì, ma... Comunque non funziona esattamente così, cioè nel senso che un fucile di quella portata ha comunque un bel rinculo, grazie bro. Quindi se tu spari così a un millimetro non è che... e finisce. È tipo... e ti salta tutto addosso, compresa la serratura. Marra, devi assolutamente vedere La casa delle finestre che ridono. Bro, ma come non lo conosco? Ma lo conosco, sì. Pupi Avati. Porca troia. Porca vacca. Chi è questo tizio? Ammazza, stava un po' modificato. Ma che è diventato? Pirati dei Caraibi. Scusa, amico. A chi di competenza? Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Sto facendo un casino, perché? No, aspetta, lo posso girare o no? Mara, devi assolutamente vedere Quarto Potere. LOL. Ma lo posso ruotare? Oh! Sono stato furbo qui, eh? Ve l'ho fatta, eh? Là fuori stanno morendo tutti. Li sento piangere e urlare. Questo inferno è tutto ciò che mi resta. La punizione divina per i miei errori. Non posso fuggire. Al mio destino la morte mi attende. Ok. Ma io vorrei sapere, ma per quale motivo fanno doppiare i film a quell'incompetente di Merluzzo e non lo fanno fare a me, cioè è incredibile. Cioè veramente il mondo funziona alla rovescia, zero meritocrazia. Cioè io sono un talento nato, mai studiato doppiaggio. Non tu Mara, intendevo Mike. Ok, ok. Clippate e mandate a Merluzzo. poi un po' per malosetto, secondo me si incazza. Ma dove cazzo sto andando? Ma qua ci sono già stato o no? Tutto uguale. Vabbè, è un po' un simp Merluzzo. Ma dove cazzo sto? Ehi, grazie, bello. C'è Riccardo in chat. Ciao Riccardo. Ho controllato il suo Instagram. Vabbè, stai sempre aggiornato comunque. Vabbè, qua non c'è un cazzo. Volevo essere un tossico. Potevo essere un tossico morto.
Invece sono un tossicoricco. Oh oh oh, è tornato. È tornato, amore di papà. È bello lui. Oh merda. Cazzo. Cristi Dio. Oh 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 oh. Oh oh. Guardate che visuale di merda, ragazzi. Cioè, mo ditemi che è funzionale. Grazie, bello. Goblinito Pepo 96. Cazzo. Ma perché torno indietro? Grazie per aver ingoblinito anche quest'altro ragazzo, Fralint 97. Marisha, perché sto tornando indietro? Ma che cazzo fai? Ma dove cazzo vai? Cioè, avete ragione, raga, scusate. Ho fatto, eccomi. È qua, no? Il Jimava che torna indietro. Ok, lupetto. Amore di papà, non stare lontano da me. Io ti proteggerò. Tanto una pubblicità goliardica. Tanto chi c'ha il sub non le vede. Allora. Oh, merda. Vabbè, ma devo sprecare un colpo. Ma perché devo sprecare un colpo? Sono stato un coglione, l'ho pure detto. Ma merda! Figlio di puttana! Ti è piaciuto, a parte che non ci stanno i colpi qua. Cioè, non è che c'è un caricatore. Ma sembra il Nemesis. Sembra il Nemesis rinsecchito. Che devo fare? Sinistra? Dai! Non funziona. Non uccidere il mio lupo, sennò ti spacco il culo. Non uccidere il mio lupo, sennò ti uccido, ti faccio a pezzi. Non ho paura di te. Vieni qua, figlio di puttana, vieni qua. Scusate, ragazzi. Mi sono fatto prendere un po' troppo. Ok. E qua, stronzo. Grazie. No, non l'ho visto. Cazzo! Cazzo! Il lupo è il vero protagonista. Credo, non può essere vero. Scusate, raga, sono un po' pazzo in culo. Ehi, grazie. Mazza quanti sub stasera, ragazzi. Stanotte, anzi. Siete proprio fighi. Siete tutti dei gran fighi e delle grandissime fighe. E so che posso dirvelo, perché non ve la prendete per i complimenti, porca troia! Oh mio Dio! Oh, che palle. Ci sono, sto qua! Vieni qua, figlio di puttana! Oh, porco Dio, sbaglio sempre tasto. Vieni qua! Ho messo pausa 70 volte. C'ho ste mani gigantesche. Porca troia! Ma dice solo porca troia. E sono difficili i dialoghi di Mike, insomma. Ok. Via! Vattene! Ma sono immortali. Oh, lupetto è vivo! Il lupetto è vivo, ragazzi, meno male. Ma perché metti pausa? Perché sono imbecille e premo 20 tasti insieme. C'ho ste dita gigantesche. Cioè. Lo sto fermo come già. Non ho scammato stavolta, eh?
No, 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 appoggiala, era solo per ride. Oh! Mazza che riflessi. E dai, merda. Lo sta pronto. Porca troia. Accidenti. Bene. Vieni, figlio di puttana. Zitti, zitti, zitti. Dove sei? Zitti, ragazzi. Cosa? Alle dive piacciono le tue dita, lo so. Sono ottime per fare dita lì. Infili tre dita di queste. Lo sai che gli, lo sai che gli combini? Manco Junior. E vaffanculo. In realtà non mi ha spaventato adesso. Era prevedibile. Muori, coglione. Coglione. Questo è un incubo del cazzo. Ok. Martina, in che senso manco il cazzo? No! Martina, del cazzo, mi hai distratto. Scherzo, Martina. Ma l'ho premuto. Una volta, ragazzi. Posso soddisfare tutti. No, no, ho premuto giusto, coglione. Oh, oh, oh. Boom! Ma che rovinato, gli faccio il culo a strisce. Venite! Non ho paura di voi! Porca madonna. Oh, 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 oh. Oh, niente, non gliela faccio. Oh. Io sono pazzo in culo, non avete capito un cazzo voi! Non avete capito un cazzo! Non avete capito un cazzo! Ce l'ho fatta! Figli di troia! Ma che sprecare i colpi, sono illimitati! Ma sono illimitati i colpi o no? Dove sta scritto il caricatore, scusate? Ma non c'è scritto il caricatore! Porca merda! Ma che limitati, ok, ottimo. Grazie per avermelo detto prima, ragazzi. Ma merda. Dai, 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 dai. Il fuoco, il fuoco, il fuoco. Il cane. Oddio, fa saltanare tutto. Vai. Saltate in aria, pezzi di merda! Lo sapevo qua, lo sapevo. Boom! Boom! Flamme! Oh, merda! All'Akbar! Dov'è il cane? Dov'è il cane? Ma non mi posso dissociare, non vuol dire niente. Dio è grande, vuol dire. Dov'è il mio cane? Che poi è un lupo. Cane lupo. No, mi dissocio, ma comunque è la goliardia. Ma qua è consentita la bestemmia, comunque. Si può dire porco Dio. Cioè, non ho capito. Che facciamo, i razzisti? Il nostro Dio si può bestemmiare e quello altrui no, che comunque non è una bestemmia. Dov'è il mio cane? Dov'è Balto? Dov'è il mio can lupo? Io sono più pazzo di tutti, raga. Forse ancora non l'avete capito. Dov'è il mio lupo, ragazzi? Io non posso stare senza il mio compagno. Oh, 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 oh. Che è sta roba qui? Comunque, raga, Mara top scoperta del gaming ormai, eh. Cioè, ma quale pazzo si vedrebbe un gameplay di Sabaku rispetto ad un mio gameplay? Oh, oh, mi sta seguendo il figlio di puttana. Mi sta seguendo il figlio di puttana, lo sento, sento il suo alito addosso.
Quando vedi Marra, forse quello più serio dei tempi. Cazzo! E dai! Porca puttana, ragazzi! Questo è tornato bravino, dai! Me la sto cavando un pochetto, ragazzi! E scappo, che devo fare? Perché io non capisco perché non me lo fa. Cioè, a volte si impalla qui. Dai, sono migliorato alla fine, dai! Dai, bello! No, scappo, che... Vieni, amore! Vieni giù! Amore mio, vieni qui! No! No! No, 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 no! No! No, no, no! No! Ma che cazzo? Grazie. Ce l'ho affezionato, ragazzi. Ma non è vero, ma che cazzo me ne frega, andiamo avanti. Mica sto, mica è un film questo, è solo uno stupido videogioco. Porca puttana, non me lo levo più dai coglioni questo figlio di puttana! Poi sono mille, so. E vabbè, dai! Ma non è possibile! E vabbè, sì, ok! Ok, ok! Va bene così, ragazzi, va bene così! Sono un insensibile. Dimmi, dimmi che anche te sei come me. E mettiamo un po' di musichetta in sottofondo, va. Ma così un attimo. Tanto manco la sentite voi. Niente, non gliela faccio. Ci trovano un mazzo di chiavi, un lucchetto che stringe forte, mi schiaccia le sinapsi, psiche di lì allo stato puro quando scrivo. Annunciami come al cinema il divo, non condivido. Mi dicono, ma tu stai in TV più dei pu. Come i soldi. Dimmi, dimmi se anche te sei come me. Sono un insensibile. Sono un insensibile. Ma c'è Darjan qua?
Dimmi, dimmi che anche te sei come me. Sono un insensibile. Sono un insensibile. A grande. Non lo conosco. Mike deve averle chiuse dietro di sé. Deve esserci un altro accesso. No, non è niente importante. Finalmente arriva il più grande cantautore italiano. Aspetta, ehi, è questo? JD e Fabri è la rivincita dei babbi. Non mi sembra che abbiamo molta scelta. Greve. È come dire, la conclusione posso cambiare, altrimenti poi pensano che sono... Sono un insensibile. Ok, questo è l'ultimo posto al mondo dove vorrei essere. Ok, adesso torniamo concentrati. Era un attimo per staccare, allora, ragazzi. Allora chi va per prima? Ah, ma queste sono le tre... cheerleader? Non male. Credi sia il tunnel che porta al sanatorio? Per me li fai morire, certo, tutti, grazie mille, dove tesoro. Altrimenti? Sapevo di poter contare sulla vostra fiducia, ragazzi. Lo so che non credete in me, lo so, non vi preoccupate, ma io credo in me stesso e penso che questo sia più importante. Non ti oggettificare, no. Io mi oggettifico con molto piacere. Preferisco oggettificare il mio corpo piuttosto che la mia mente. Dovremmo chiudere, no? Ma in realtà no. Cioè, alla fine sti cazzi. Sì, sì, e se vuoi tornare chiudilo, sopra ti attacchi al cazzo. Ci vediamo più avanti, ok? Mario, io credo in te. Sì. Grazie, tesoro. Io credo in te, Marino mio. Marino. Io credo in te. Il gameplay tuo. Immavuto. E dicevano che il gaming era morto. Vi rendete conto? Vabbè, ma in realtà perché io che faccio il coglione? Nostro gioco un po' così, ma no, vabbè, è carino, dai, è interessante. Ehi, oh merda, Jessica, sei tu, tesoro? No, col cazzo. Conosco bene i film horror. Col cazzo. Ma perché fanno sempre sti salti? Oh mio Dio. Ah! No, sono loro. Oh mio Dio, finalmente siamo assieme. Stai bene? Sì, ma c'è quella che a me ancora non convince. Quella ancora non convince a me, quella cinese. Guarda. Non in quanto cinese, ovviamente. La scala è andata, non saliremo mai là sopra. Non so, un no, fare losco. Credo di potercela fare. È come una parete rocciosa. Io devo non procedere. Non mi piace. Ci vediamo alla baita, io devo raggiungere Mike. No, non è un pregiudizio verso i cinesi, altrimenti potrei averlo anche verso le donne e verso le bionde. Ah no, sono tutte e tre donne. Però non sono tutte e tre bionde. Bionda.
letto prima che non è nocivo. Allora ragazzi, io non mi fido di quello che leggo, avete capito? Bisogna mettere in dubbio tutto. Voi vi fidate di quello che c'è scritto nella Bibbia? Beh, io non credo. Sono un po' come gli elettori di Salvini, che hanno bisogno di una scusa per essere intolleranti verso il diverso, no? Cioè, a me stanno sul cazzo, a me ipotetico elettore di Salvini, stanno sul cazzo gli immigrati e mi invento che sono il problema di questo paese. Avete capito come funziona? Avete capito? Che qui stiamo parlando di politica, non è più un gioco! Lo capite o no? Instillare nel giocatore, nel videogiocatore, grazie al suo innato razzismo, il timore che quella donna cinese sia un pericolo. Questa è arte, ragazzi. Guardate che... Vabbè, un po' quello che fa Sabaku, più o meno questo, cioè... Top sofismo. No, io con calma raggiungo, non c'è alcuna fretta. Mazza, belle chiappe, amore. No, ma arrampico, no, che è la sporgenza, scusate. Perché mai dovrei? Vaffanculo, Mar. Dai, ragazzi, su. Lo sapete come la penso. Amatemi lo stesso. Oppure odiatemi, ma seguitemi lo stesso. Tipo Dio, capito? No, Gesù era. Chi mi ama mi segua, no? No, ha detto Gesù. Ma non voglio andare sulle sporgenze, scusate, ragazzi. Ah, belle chiappette. Tipo il brasiliano. Chi l'ha vista l'intervista al brasiliano mia e di Ivan? No, non offendete Gesù, scusate, ragazzi. Gesù è buono. Non ha fatto niente di male, a parte non esistere. Oh oh. Mazza, bella però. Bello questo paesaggio. Niente male, devo dire. Non c'entra un cazzo col videogioco, no? Sembra tipo Alien. Niente male, niente male, devo dire. Un po' decontestualizzata come ambientazione, però alla fine. O forse lo scopriremo dopo, chi lo sa. Sembra tipo una cosa di fantascienza, però. Ehi! Cioè, non è proprio da horror, è tipo da... Avete presente, no? Tipo, vanno su qualche pianeta sconosciuto. Oh oh, oh oh. Non c'ho manco il fucile, dove cazzo vado poi? Cioè, io muoio sicuro. Non ho armi. Ho solo la figa, che è un'arma potentissima, per carità, ma funziona solo sui maschi bianchi etero. O sulle lesbiche. Oh! Ma che cazzo fate, raga? Ma cosa vi salta in mente, creatori del gioco? Ma no, adesso mi incazzo, no? Adesso mi incazzo. Cosa mi rappresenta questa roba? Me lo volete spiegare? Me lo volete spiegare che cos'è questo? Questa Banshee infuocata totalmente a caso? Spirito Santo. Bella sta colonna sonora, oh. Sembrava Kubrick, oh. Sembrava la colonna sonora di Arancia Meccanica all'inizio. Scusate, raga, mi è venuta voglia, un attimo. Un attimo, un attimo, un attimo. Proprio un attimo, eh. Ma un attimo proprio. Un attimo proprio, ragazzi. No, non questa. Thank you.
nuova Milk Bar, arrovellandoci il Gulliver per sapere cosa fare della serata. Il Corova Milk Bar vende latte più, cioè diciamo latte rinforzato con qualche droguccia mescalina, che è quel che stavamo bevendo. È roba che ti fa robusto e disposto all'esercizio dell'amata ultraviolenza. Porca puttana, che capolavoro, porca troia. O me lo rivedo dopo. Allora, io voglio fare una domanda, scusate, poi riprendo, scusatemi un attimo ragazzi. Io voglio sapere se tra questi 1332 spettatori ce n'è uno che non ha mai visto Arancia Meccanica. Voglio saperlo. Scrivete io. Siate sinceri però, ragazzi, non mentite a voi stessi. Così tanti, ma siete scemi? Ma siete pazzi? Dai, mi state a prendere in giro, dai. Ma mi state a prendere in giro, dai. Siete dei coglioni. Ogni volta che cerco di fare un sondaggio interessante, mi prendete in giro. Ragazzi, non ci credo, mi dispiace. Allora. Qui abbiamo un problema. We have a problem. We have a problem. Ok? Tipo la Benz. Ok, my friend. Tonight we must watch A Clockwork Orange. No, davvero, guardatelo, porca puttana. Ma siete scemi? Non sto scherzando, ma è una cosa incredibile. Clockwork. Non mi ricordo come si dice in inglese, è difficilissimo. Dai ragazzi, davvero, non sto scherzando. Vi fidate di Davidino? Vi fidate di me? Tipo Aladdin, no? Ti fidi di me? O Titanic? Lo guardate per favore quando staccate questa live? Lo fate per cortesia? Vi mettete lì? Tanto è mezzanotte e mezza, no? Tra un po' stacco io verso l'una, l'una e mezza. Vi mettete lì, tranquilli, tutti belli rilassati, tutte le luci spente, con solo quel capolavoro davanti. Entrate in quel mondo, fatelo, vi prego. Non è genere, lasciate perdere il genere. Guardate Arancia Meccanica per Diana. Fatelo per me, vi prego, fatelo per voi. No. Va bene, verrai bannato. Mi bannate immediatamente questo ragazzotto qui? Il Gulliver. Ludovico Van. Ok. Sì, bene così. Dai, spacchiamo tutto. Dai, ce la puoi fare. Dai, ce la puoi fare. Sono una donna. Sono un po' la Meloni questa, effettivamente. La Meloni da giovane. Ah, c'ha pure una bella arma, mo te dà una mazzata con questo, mica è male, eh? Una palata te dà. Ma perché la lasci, scusa? Era l'unica cosa buona. Vabbè, la riprenderà, scusa. Questo pare il cancello di mio nonno in Abruzzo. Dove ci metteva la macchina? Ah, la ripresa, bravo. Ma così è in campo largo, proprio in campo aperto? Okay. Va bene, se proprio insisti. Da che parte, ragazzi? Io che cazzo ne so, andiamo qui? No. Troppo claustrofobico, qui c'ho più spazio, c'ho più visuale qui, ecco, qui vedo meglio. Oh merda, ma che cazzo è? Che cazzo è? G nonno, nonno Bruno. Grande nonno Bruno. Ehi! Non mi caga nessuno, no? Vabbè. Mara, sei top come intrattenitore videoludico. Davvero, ragazzi, vi diverte. Grazie. Quindi ho fatto giro a vuoto.
C'ha un bel culo questa, eh. Porco due, ragazzi, sto così arrapato che mi eccito pure con videogioco. Pensate come sto messo male. Infatti questa la ricarico poi. Che cazzo è? Merda. Vabbè, torno dove stavo. Cioè, ho fatto tutto sto giretto inutile. Ma perché sento queste strane presenze? No, sto sbagliando strada, sto tornando indietro. Adesso che giochi da solo? Ma perché in 3 è troppo caciara. Ma scusate, ma... Vabbè, dai, torno avanti. Perché prima diceva destra o dritto? Si può bestemmiare in chat? Ma sì, si fa come te pare. Sti cazzi. Che sta aumentando questa musica ansiogena? Vai tranquillo, Marrino, tranquillo, è morto ammazzato, raga. No, non scrivete la parola con la F, ragazzi. Moderatori, sospendete quel messaggio. Non la parola con la F e non la parola con la N. Per favore, ragazzi, abbiate rispetto di chi sta lavorando. Abbiate rispetto di chi vi ha portato qui. Andiamo insieme a Lancia Meccanica. Come si fa? Videochiamata, facciamo una videochiamata di gruppo. Ma va visto per bene, ragazzi. Vabbè, ma non c'è bisogno di sospenderlo. Intendevo cancellare il messaggio, vabbè. Scusate, è la Monster. Non posso spararli, come cazzo faccio? Doppiato Arancia Meccanica si può vedere. Perché è doppiato molto bene, ma tutti i film di Kubrick in italiano sono doppiati benissimo, l'ho detto anche l'altra volta, perché... Il discorso, qua faccio velocissimo, l'ho già detto l'altra volta, comunque per quanto riguarda Kubrick è più importante... Davvero? Greve, raga. C'è stava Flame che mi ha detto che hanno bussato alla porta. Sto là come un pazzo. Porca madonna. Cazzo. La nuova vicina. Greve, raga. Questo è Ivan che ha fatto la spia. Vabbè, ma c'è troppo volume, però devo abbassare il volume. Raga. È un po' insonorizzata, però ho urlato de brutto, zio. Sì, ma quando fate in casino, scusate, abbiate rispetto. Via! Oh, no, oh, no.
Madonna. Hai dei marshmallow? Volume gioco, ragazzi, ma siete imbecilli. L'ho appena abbassato perché è troppo alto. Stai bene? Definisci bene. Viva, per cominciare. Cerchiamo di capire dove sta questo stronzo. Merda! Emily! Ho abbassato per meno. Mike, non abbiamo la chiave della funivia. Josh, alto. Ce l'ha ho lui. Ho abbassato per me. È sparito. È troppo tardi. Shh, silenzio. Potrebbe averlo portato giù nella miniera. Fermo. Non muoverti. Troppo alto. Arrivai e vuole sentire come prima. Io l'ho abbassato per me. Prenderò la chiave dalla camera da letto di quel coso e poi porterò tutti quanti via da qui. Ci siamo, ci siamo. Forza, forza, andiamo. Via! Cerchiamo di capire dove sta questo stronzo. Così va bene, ragazzi. Oh, è quasi finito sto gioco. Ho abbassato un po' anche a voi adesso, va bene? Ok. Perfetto. Vediamo un po'. Ciao Twitch, da Ivan, è domani, ragazzi, domenica. Sai, mi domando quanto queste sedute ti siano davvero d'aiuto. Proprio non mi ascolti e la situazione sembra piuttosto incasinata. Ora devo proprio lasciarti, Josh. Finalmente hai capito che c'è molto più da temere dai sogni e dall'immaginazione malata di un piccolo moccioso viziato ed egocentrico. Ehi, sono io! Avevi tante persone che tenevano a te, che volevano aiutarti, ma ogni volta tu hai scelto di respingerle e ora sei rimasto solo. Anche se a quanto pare non lo resterai a lungo. No, non sarai solo a lungo. Respira a fondo, Josh. Respira a fondo. O campanaro, dormi tu, dormi tu. Suona le campane, suona le campane. No, no, non di nuovo. Ma perché questa cosa è alla Profondo Rosso? Cioè che lui risente questa canzone da... Via da me! Che cantava da bambino, no! O che cantava la sorella? Siete morte! Scusa. Siete morte! State zitte! Che cantava la sorella, le sorelle. No, no, siete morte! Tipo Fellini, sì. Di Notte e Mezzo, sì. Asanisimasa. Tu sei un codardo. Non potete dirmi cosa fare, non più! Ma che cazzo? Ok, mi fido di scaduto. Ma questo è matto, porco Dio. Mi fido di voi. Vi chiedo un'informazione, perché devo capire se andare avanti o stoppare qui, questa nostra avventura notturna. Quanti capitoli sono? Quanto, oppure quanto manca? No. Tu non sei. Eravamo qua sotto, da solo. No, non di nuovo. Grazie ragazzi, comunque. Tutte sole. Ma ora sei con noi. La tua famiglia.
Beh, sono comunque scopabili alla fine. Andate via! Perché non ci hai salvato, Josh? Perché ci hai lasciato morire? Volevo che morissi, lo giuro. Lo giuro! Vabbè, una botta. Così, per amicizia, goliardia. Oh merda, ma che è sto schifo? Oddio. Ma che cazzo? Oh merda. Vabbè, mazza, era così scarso. Che schifo. Mazza, c'ha certe visioni veramente cronenberghiane. Oh merda. Ma che figata. Questo è quello che vuoi. Niente male, sorella. Forse non vorrei far body shaming, però forse qui è un po' troppo magra per i miei gusti. Questa volta passo. Porco Top Carpenter, sì. Sì, mi piace, però in un film sarebbe stato meglio. Volete un consiglio di un film così devastante? Ma lo volete o non lo volete? Però è una chicca. È anche su YouTube, vi dirò di più. Però vi sentirete male, ragazzi, eh? Vi verrà da sboccar fuori l'anima. Society di Horror. Society Y de Horror di Brian Yuzna. Ragazzi, non ci avete idea. Non ci avete idea. Sì, Society di Horror. Non avete idea. Ci sono delle orge. Vabbè, non dico niente, non dico niente. Non posso credere. Quella cosa fosse una persona. Già. Fidatevi del marra. Forse un minatore. Fidatevi di Sion. Forse qualche dipendente del sanatorio. In quel posto accadevano cose. L'ultimo capitolo, davvero? Se è così, continuo. Però non mi prendete per il culo, dai. Quantificatemi. Catturando i Wendigo. In ore, quanto manca. Mi avevano bloccati coi legacci. E, beh, ho visto cose brutte. Wow. Li avrò liberati quando ho fatto saltare tutto. Bella mossa. 40 minuti. Dai, ditemi seriamente, 20 minuti, 20 minuti, un'oretta, 40 minuti, manco un'ora. No, un'ora è tanto, però, raga. Vabbè che siamo rimasti alti, siamo a 1.400, niente male. Siamo rimasti quelli che eravamo prima, se non aumentati pure un po' a tratti. Non è male, però comincio ad essere un po' stanchino, eh. Mi fermo qua, ragazzi. Tanto non devo fare niente, giusto? Cioè, se lascio così la prossima volta mi continua, vero? Ascoltatemi un attimo, questo è importante. Se lascio così, non è che devo salvare, fa niente, vero? No, raga, un'ora non ce la faccio, davvero. Sì, tra tutto ok. Sì o no? Ok. Ragazzi, vi voglio bene. Buonanotte. Andate a vedere Arancia Meccanica e segatevi o sditalinatevi su di me se vi va. E seguite sempre il mio profilo Instagram Mr. Marra per vedere tutte quante le mie referenze. Buonanotte, ci vediamo domani alle 15, vi voglio bene, Pilipu, Pilipu, vabbè basta, sono proprio un coglione, basta.